finita e non è finita. Allora abbiamo satanismo, Hillary Clinton che fa cose sataniche, ma ti rendi conto? C'è l'incredibile NAF da Padova, ragazzi. L'incredibile NAF da Padova, vai. Crosani, a Crosani, Crosani. Dimmi NAF, dimmi, Crosani. Dimmi. Crosani. Dimmi che ti conviene stare a Cuzza con qualche specie di... Dimmi NAF. Mostruosità fetale, cioè teratogeno. Mostruosità fetale. Ho scoperto, a parte che te non ti sai che a Crosani che sei... Succube di quella amorfità che hai di fianco là, che come spalla. Succube. Vabbè, lo sai che hai scoperto una cosa? Ma cosa hai scoperto? Sì, cosa i morti respirano. Che hai scoperto? Che? I morti che respirano. Che morti la bocca respirano. La bocca del culo. Che vuol dire che i morti respirano? Scusi, i morti sono morti. Come posso... no? Scusa, ma ti hanno obbligato a usare la mascherina perché non si poteva trasmettere trasmettere insomma la malattia. Vabbè, ma siamo ancora all'obbligo della mascherina, la gente vuole dimenticare queste aspetta che finisco. I morti respirano perché hanno detto che non volevano fare l'autopsia per la paura di rimanere infettati, ma era semplice, bastava mettere la mascherina anche ai morti, no, che respirano. Mamma mia, che intelligente. NAF da Padova, NAF. Più sono idioti, più chiamano. Ma quando mai, capito? Ascoltate quella cosa, tu prova a pensare, come fanno a scoprire? Io un mese scopro il virus. Ti posso suggerire storia. Hai qualche argomento un po' più concreto, no, diciamo, zero. Un argomento un po' più qualsiasi fatto. Fin poi dalla prima settimana che era uscito sta cazzata qua. Ma chi se ne frega? Posso chiederti che pensi di Israele, per esempio, che non sono molto ottimista sulla tua risposta. La territorialità, il territorio e i confini di un paese sono sovrani. E allora? Quindi, se qualche testa di cazzo, anche qualche. Guarda, se, la gente non è adesso signore, non è sindaresi. Non ho capito. Pertanto, se io devo condannare Putin che ha invaso la sovranità e lo condanno, perché sovranità di uno Stato, allora? Capito? Il resto non importa, bisogna guardare che quello che ha fatto nel 33. Allora? Però, com'è? Allora? Allora ti ho detto, io se devo condannare Putin devo essere coerente anche con quello che ha fatto, che sta facendo Netanyahu, altrimenti potrei rispondere che la carneficina di quel criminale di Netanyahu, capisci, che la carneficina, cosa ne resta qui, sono terroristi, ciao. Allora abbiamo qui una signora molto alta, una ragazza.